Su Spettacolo Mania torna Francesca Valtorta, ma che piacere, come stai? Piacere mio, felicissima, tutto bene. Tutto bene anche qui all'anteprima di Flaminia, opera prima da regista di Michela Giraud, e ci sono tre amiche, chiamate anche le Rinni, diciamo. Esatto. Tre amiche di Roma Nord, e tu sei Diletta. Chi è Diletta? Allora, diciamo che, vabbè, intanto sono molto contenta di aver partecipato al film di Michela, perché penso che sia un'opera importante, perché riesce, secondo me, magistralmente a mettere insieme la parte comica che ci si aspetta da lei, ma poi molto di più. E quindi, insomma, veramente è stato un film corale dove Michela ci ha reso partecipi della sua vita, perché c'è tantissimo di autobiografico, insomma, questo rapporto molto delicato con la sorella. E lei teneva moltissimo a queste tre figure che, se vogliamo, sono quasi dei camei, ma che sono fondamentali, perché creano la rottura che poi in qualche modo dà vita allo switch che c'è nel film, a questo rapporto molto complicato fra lei, appunto, e questa sorella, che ha una forma di autismo, che viene quindi bullizzata da queste tre amiche stronze, diciamo così, di cui purtroppo siamo circondati sempre di più, e però, come dire, il loro essere stronze poi sarà la molla invece che farà aprire gli occhi e il cuore a questa donna che rifiutava questa figura così particolare, ingombrante della sorella, e la accoglierà e ne uscirà ovviamente arricchita. E io sono, diciamo, la capa delle Rinni. Un po' tutti i personaggi apparentemente sembrano delle macchiette, se vogliamo, quindi si rifanno a degli stereotipi, ma appunto poi, come dicevo prima, il film è tutt'altro che questo. E devo ringraziare Michela moltissimo, perché anche con noi, insomma, ha fatto un lavoro di preparazione per i personaggi, per cui in realtà dietro a quello che si vede sullo schermo, insomma, ci abbiamo lavorato, parlato, insomma, quindi è stata un'esperienza molto bella. Qual è stata, se c'è stata, per te, insomma, la battuta più cattiva, che hai avuto più difficoltà a dire, insomma? Beh, diciamo che c'è la scena, quella dello specchio, che, insomma, è molto molto forte. Sono delle battute che vengono dette con grande nonchalance, che non posso dire perché poi spoilero e non posso, con una leggerezza, e che in realtà nascondono una violenza di cui probabilmente le persone stesse che pronunciano queste frasi non si rendono conto, e che Michela è riuscita a tirare fuori grazie alla reazione che poi ha il personaggio interpretato da Rita Bela, di grande potenza, insomma. Poi, mentre si truccano dall'altra all'altro, sì, no? Esatto, se intendi quella scena lì. Se fosse, quindi non è una violenza, sì. Sono consapevole di volerti fare del male, lo faccio in maniera esplicita. No, cioè, per loro è tutto così all'acqua di rose, cioè un'inconsapevolezza, un'ignoranza che è gravissima e che può essere la causa di dolori, di morti, insomma, l'abbiamo visto, quindi è quasi la cosa più grave. Dove ti rivedremo presto, Francesca? Allora, a teatro sicuramente, è partita una collaborazione col Teatro Ghione, di cui sono molto orgogliosa. Siamo andati in scena adesso con Caravaggio, che riprenderemo di nuovo perché ha avuto un grandissimo successo, con Primo Reggiani e Fabrizio Bordignon, e stiamo per mettere in scena un nuovo spettacolo, probabilmente sarà Pirandello, sempre con la stessa squadra, e quindi, insomma, ad oggi ancora non so le date, ma, insomma, sicuramente faremo le città più importanti. Teatro è importante, è bellissimo. Guarda, io l'ho scoperto da poco e è la mia più, penso, grande passione, anche perché ho avuto la fortuna di lavorare con degli attori bravissimi, con i quali sono cresciuta, diciamo, da sotto questo aspetto, perché in realtà ho più esperienza con la macchina da presa, quindi sono sempre stata un po' impaurita dal palcoscenico, e grazie al Ghione, che mi ha dato fiducia, ho iniziato questo percorso che mi sta arricchendo moltissimo, mi piace moltissimo, e quindi sono molto contenta. Grazie Francesca, a presto. Grazie mille a voi.